parola di Dio, soprattutto vogliamo considerare Dio, Dio che per mezzo della sua parola si manifesta, si rivela, ci permette di poterlo conoscere, logicamente non nel modo assoluto, ma man mano di quello che egli fa. Gloria a Dio. Il cuore che si muove, il cuore che si muove è quello che troviamo davanti a noi. Vedete, questo è un testo sul quale abbiamo anche fatto già, insomma, da diversi predicatori, considerazioni, ma sempre qualcosa da dire alla parola di Dio, alla vita nostra, e soprattutto ispirare alla fede tutti quelli che questa mattina possono trovarsi delle impossibilità. Vedete, le malattie fisiche sono impossibilità. Uno vorrebbe poter fare una cosa che non riesce a fare per problemi fisici, ma poi ci sono le impossibilità dell'anima, le impossibilità della mente e le impossibilità dello spirito. E tutte queste sono malattie che possono essere rimosse per mezzo del cuore che si muove. Poi vedremo di chi è questo cuore che si muove, perché questa è una cosa importante. Qui si muovevano le acque secondo una tradizione, infatti se vedete le vostre Bibbie nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, questo episodio è messo tra virgolette, il fatto che si muovono le acque, perché manca in alcuni manoscritti più antichi, ma non significa che non ha la sua importanza, potrebbe essere un fatto che la gente credeva, un'azione della misericordia di Dio, ma fatto sta è che quest'uomo è stato guarito quel giorno. Quest'uomo è stato guarito quel giorno e c'erano queste azioni. La misericordia di Dio permetteva che di tanto in tanto, quando avveniva questo fenomeno, che si muovevano le acque, chiunque arrivasse per prima in quelle acque veniva guarito. E logicamente questo, immaginate oggi i viaggi della speranza, no? Quello che avviene quando si vanno in questi luoghi presunti miracolosi, dove si cerca l'amicizia, cioè a me logicamente raccomandato è quello che dice: mettimi proprio al primo posto, appena si muove l'acqua mi butti dentro, e anche se fosse oggi una cosa del genere, immaginate quanta ingiustizia creerebbe, quante preferenze, quanta invidia, quanta gelosia, quanta sofferenza, perché molti che vorrebbero sicuramente sarebbero impediti dalle possibilità dei potenti. E qui quest'uomo vive più o meno una situazione di questo genere, un uomo che si sente un po' trascurato da tutto ciò. Però la scrittura dice che a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, chi ha seguito gli studi su Neemia sa dove stava e che cosa significava la porta delle pecore, c'era una vasca che si chiamava in ebraico Betesda, che significa casa della misericordia. Questa vasca aveva 5 portici e sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi, paralitici. Vedete la parentesi, i quali aspettavano l'agitarsi delle acque, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento. E il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito da qualunque malattia fosse colpito. E lì c'era anche un uomo che da 38 anni era infermo. E Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? E l'infermo rispose: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca. E mentre ci vengo io, c'è sempre uno che arriva prima di me. E Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E in quell'istante fu guarito e preso il suo lettuccio si mise a camminare. Sarebbe buono leggere anche il verso 14, perché spiega qualcosa, perché poi questo giovane, quest'uomo se ne va, c'è una contestazione, perché questo è avvenuto il giorno di sabato, e quindi quest'uomo comunque gli vengono dette alcune cose, e poi vediamo che cosa avviene. Queste persone che Gesù era stato guarito, era stato allontanato. Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare perché non ti accada di peggio.
Quindi vedete, da un lato un'espressione totale della grazia, un favore immeritato e inaspettato, d'altro lato una condizione che viene dopo che è stato guarito. Allora noi abbiamo, possiamo immediatamente capire che fino a quando noi non facciamo effettivamente, non riceviamo benefici visibili da parte di Dio come salvezza e guarigione, sembra che quasi siamo giustificati dal fatto che Dio ci deve accettare così come siamo. Però poi quando abbiamo ricevuto, Dio ci dice, hai ricevuto, sei stato guarito, sei stato salvato, liberato, stai bene, perfetto Signore, e allora tu vai e fai attenzione che peggio non ti avvenga. In un'altra occasione dice che il cane, che se uno torna indietro è come il cane che torna un po' al suo vomito, quindi maiale che torna di nuovo al suo fango. E in altra situazione ancora Gesù dice che quando uno viene liberato, se non ne fa stima, diventa 7 volte peggio. Quindi noi vogliamo parlare della misericordia, della grazia di Dio, ma anche parlare un poco della stima che noi dobbiamo fare di ciò che Dio ha fatto per noi. Perché vedete, ci sono molte persone oggi che fanno poca stima della grazia. Poco fa Tabita diceva, aprite gli occhi e rendetevi conto di quello che effettivamente potete avere, possiamo stare, possiamo comprendere, possiamo applicare, perché ci sta tanta confusione in giro. E a dire il vero, questo c'è. Noi non siamo né infallibili né migliori, né, non pensiamo di essere noi la soluzione, ma predichiamo la soluzione. E anche questa mattina vogliamo fare questo, presentare Gesù che è colui che guarisce e noi che siamo i malati. Noi che siamo i malati. Allora questa è una storia particolare che troviamo davanti a noi. Innanzitutto, se torniamo al testo che abbiamo letto, vediamo che quest'uomo era in buona compagnia, nel senso non tanto buona, perché si guardava attorno, c'era chi è, quello era cieco, quello era storpo, quello era muto, quello era sordo, insomma era un ospedale da campo, no? Per cui dovunque si girava attorno vedeva soltanto sofferenza, un uomo che non solo soffriva ma che vedeva sofferenza attorno a sé. E quando tu sei sofferente in un ambiente di sofferenti, insomma, facilmente insomma, ti confronti. Dici, vabbè, io sono solo zoppo. Quello invece è un po' peggio di me e quell'altro sta ancora peggio. E quest'uomo era circondato da persone che stavano male. Vedete, oggi le maggioranze tante volte sono fatte da persone sofferenti. Il mondo giace nel maligno, è una maggioranza che giace in una situazione di negatività, in una condizione di malattia e soprattutto di cose estreme. Ma quest'uomo per un grande tempo si era illuso che in quel luogo, chiamato Casa della Misericordia, ci fosse una grazia pure per lui, lasciate una grazia anche a me. E lui andava in questo posto, ormai erano 38 anni che lui era infermo, era conosciuto, era di casa, la persona che si era stabilita lì, e quando c'era questo fatto che avveniva, che le acque si muovevano, il primo che si buttava dentro veniva guarito. E lui stesso lo dice, come faccio? Io non riesco ad andare fin lì. E poi dice, mi succede questo tutti gli anni, che ogni volta che io sto quasi per arrivare c'è qualcuno che arriva prima di me o qualcuno che ha amicizie, lo portano lì e io rimango sempre in questa situazione. 38 anni, non era nato storpio, non era nato paralitico, era diventato, il verso 14 ci dice perché era diventato paralitico, vai e non peccare più affinché peggio non ti avvenga. Non è che tutti quelli, sapete, anche qui ci sono dottrine che appena si tocca il tasto, ho un mal di testa, hai fatto un peccato. Ho questo braccio, non lo posso muovere, che cosa hai fatto ieri sera? Oppure trovare nella genealogia, trovare gli avi
che hanno commesso peccati, un DNA peccaminoso, ma la Bibbia dice, lo stesso Davide, disse: sono stato concepito nel peccato, sono stato partorito nell'iniquità. Quindi tutti quanti nasciamo col DNA macchiato, perché il vero nostro DNA non è quello che abbiamo avuto d'origine, ma quello che abbiamo ricevuto essendo stati fatti partecipi, dice l'Apostolo Pietro, della natura divina. E siamo diventati figli di Dio. Quando siamo stati rigenerati, la Bibbia definisce questo la nuova nascita, per cui il nostro DNA non è più dalla terra, ma il nostro DNA è dal cielo. E noi dobbiamo conservare ciò che Dio ci ha dato affinché peggio non ci avvenga. Un uomo circondato da invalidi, un uomo circondato da malati, e un uomo che in qualche modo dice: questa è la realtà nella quale vivo. Vedete, una delle cose più gravi che impedisce il cambiamento di un uomo è la forma mentale. Quello che la sua mente acquisisce, la sua mente sviluppa e la sua mente partorisce. Se voi foste stato uno di questi uomini, quest'uomo, dove per 38 anni voi vi illudete, penso che anche voi e anche io, tutti quanti noi, avremmo perso in qualche modo la speranza, dicendo: ma che mi illudo a fare? O se dovessimo, oppure se arrivasse qualche paralitico nuovo, noi gli diremmo: ragazzo mio, ne devi mangiare di sale qui, devi fare la tua gavetta, perché tu vedrai che il mondo non è buono, vedrai che sempre c'è l'ingiustizia, vedrai che ogni volta che tu ti illudi sarai deluso. Ogni volta che metterai la speranza in un tuo cambiamento, questo non avverrà. Vedete, la forma mentale è un'arma terribile in mano al diavolo. Perciò la Bibbia dice: non vi conformate al mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Un uomo che pensa così, che pensa che per lui non c'è speranza, perché la speranza non c'è mai stata. Perché alla fine, vedete, alcuni dicono: a me mi ha convinto quello, mi ha convinto quello, ma non c'è niente di peggio che essere convinti dalla nostra esperienza. Perché quando per 38 anni tu non sei mai riuscito a cambiare, nessuno più di te stesso ti convince che non cambierai mai. La forma mentale è quella capacità di adattamento alla situazione, è quello che ti fa dire: speriamo che mi danno la pensione, o che mi danno l'accompagnamento, ma non speri più nella guarigione, speri nell'accompagnamento, speri che qualcuno ti venga a lavare, speri che qualcuno ti metta un po' di profumo, speri che qualcuno ti dia qualche elemosina. Le nostre speranze cambiano le nostre aspettative quando noi abbiamo una forma mentale che non cambieremo mai. Quando gli anni passano, ci sono proverbi popolari che dicono che i cani vecchi non imparano i trucchi nuovi. Quindi ci abituiamo, non c'è entusiasmo, non c'è una cosa che ci fa sperare, non c'è una cosa che ci fa sobbalzare, diventiamo assuefatti, e tante volte siamo assuefatti anche nella Chiesa, quando la parola di Dio è predicata, non c'è niente che ci fa sobbalzare dicendo: l'ho già sentito questo passaggio, Giovanni 5, l'ho già sentito, e quindi non lo predichiamo più. E quindi se tu hai sentito un passo, cioè non senti più niente. Giovanni 5 lo sentiremo ancora nella nostra vita, come sentiremo Giovanni 3, prima Timoteo, seconda Timoteo, perché la parola di Dio è eterna, vivente ed efficace, ed ha sempre la potenza di cambiare la nostra vita se incontra un giorno la fede nei nostri cuori, se incontra l'assuefazione, se incontra questa apatia, la negligenza, il respingere la parola di Dio, l'assumere un atteggiamento contrario alla parola, che rende la parola di Dio inerte, che non gli dà la possibilità di cambiare il cuore, perché la Bibbia dice che la fede viene per mezzo della parola di Dio, ma anche per un cuore onesto, perché il cuore onesto è quello che fa partorire, fa crescere e sviluppare la fede nella vita nostra. In poche parole, Dio non ci ha creato per essere seduti alla vasca di Betesda. Dio non ci ha creati per essere paralitici in un luogo religioso, perché Betesda era un luogo religioso. Come si chiamava? Casa della Misericordia. Sembra una casa di riposo. Casa della Misericordia. Come la cosa della Croce Rossa,
casa della misericordia. Chi sta qui sta bene, chi sta qui può soffrire tranquillo, chi sta qui troverà aria condizionata, chi sta qui rimarrà paralitico ma sarà trattato bene. Invece la sfida della parola di Dio è dare il cambiamento alla vita nostra. Dio non ha pensieri per te di farti sedere alla vasca di Betesda. Dio ha per te qualche altra cosa. Quando Dio chiamò Abramo, che cosa gli disse? Siediti, o gli disse piuttosto cammina nella mia presenza. Noè camminò integro davanti a Dio. Enoch era un uomo che camminava con Dio. Dio non ha creato i paralitici, Dio ha creato uomini che camminano con Lui. Dio ha destinato ognuno di noi a essere un'opera sua, ma anche a compiere delle opere per Lui. E Dio vuole sfidare la tua fede questa mattina, se tu ti sei paralizzato, ti sei bloccato, a dire: questo è il tempo di smuovere le acque della tua vita. E prima che questo avvenga, Dio deve smuovere le acque nella nostra testa, nella nostra mente. La cronicità è quella che ci parla dell'impossibilità. È impossibile che io stamattina possa cambiare? È quello che ti dice il diavolo, è quello che ti dice la tua mente, è quello che ti dice la tua esperienza. E quando tu fai fede a tutto quello che è impossibilità, io ti chiedo: ma che cosa ci fai qua? Che cosa ci fai ad ascoltare la parola di Dio se tu credi che, come sei così immobile e così paralitico, così finirà la tua vita? Che cosa ci fai senza avere la speranza nel cuore? Chiunque è in questo luogo, chiunque ha fede nel Signore, deve credere nel cambiamento della sua vita. Deve avere il coraggio di cambiare. Vedete, Gesù gli farà una domanda più avanti, non inutile, non banale: ma tu vuoi essere veramente guarito? Vuoi prenderti responsabilità? La smetti di accusare quello che arriva nella vasca prima di te? La smetti di dire: quello c'ha amicizie, io non ce le ho, quindi rimarrò qui? Perché non è vero questo. Questo può essere vero per gli uomini, ma Dio ti conosce in un modo personale. La Bibbia dice che in Dio non c'è ingiustizia alcuna. Dio non fa riguardi di persona. Dio è capace di farti, di trasformare la tua vita se tu lo prendi sul serio e se tu vuoi veramente cambiare e vuoi uscire dalla tua situazione. Gloria a Dio. Ogni volta che noi vediamo Dio, vediamo un Dio che si muove. E lo Spirito di Dio si muoveva sulle acque, così si apre la Bibbia. Lo Spirito di Dio camminava, lo Spirito di Dio si muoveva, e quando Dio voleva portare il popolo fuori e lo voleva guidare nel deserto, a cosa serviva la colonna di fuoco? A guidare il popolo. A cosa serviva la nuvola? A guidare il popolo. A cosa servivano i condottieri? A guidare il popolo. Perché Dio ha un popolo in movimento, i credenti devono essere in movimento. Dio vuole che tu abbia un cammino. Un cammino che è il cammino della crescita fisica. Se uno si blocca lo sviluppo, si dice che quel bambino si è bloccato lo sviluppo. Ma quanti si bloccano mentalmente? Quanti si bloccano spiritualmente? Il progetto di Dio per la tua vita è che tu abbia un'evoluzione. Paolo disse: quando ero bambino io ragionavo da bambino e parlavo da bambino, ma poi sono diventato adulto. Quindi il progetto di Dio è che ognuno di noi cresca. Non possiamo essere persone dell'anno scorso, non possiamo essere quelli di prima, noi dobbiamo essere persone che sono cresciute e dobbiamo rimuovere allora tutte quelle che sono le cause dell'impossibilità che mettono la nostra vita in una situazione di cronicità, in una situazione di difficoltà. Vedete, 38 anni ti tolgono la speranza, 38 anni ti tolgono l'entusiasmo, 38 anni ti tolgono pure la fede. Perché da 38 anni tu speri in una cosa che non avviene, allora gli dici: ma che cosa ci fai tu alla casa della misericordia? Ma dove devo andare? Dove devo andare? Non ho un posto dove andare. Noi non dobbiamo essere qui perché non abbiamo dove andare. Noi non dobbiamo essere qui perché abbiamo la speranza e la fede nel cuore. Dobbiamo essere qui perché noi crediamo che qualcosa avvenga e avviene nella vita di ognuno di noi. Gloria a Dio, il progetto di Dio è che noi possiamo camminare, anzi, la Bibbia dice affinché noi possiamo correre. Chi spera nel Signore acquista nuove forze, corre, addirittura vola, altro che paralitico, immobile, in attesa di
un miracolo che non era possibile per la vita sua. Ma i 38 anni creano lo spirito di conformità, i 38 anni creano l'adattamento mentale. Noi siamo persone che hanno fra i vari istinti che abbiamo dentro di noi, c'è anche l'istinto di adattamento. L'istinto di adattamento, quelli che credono nella bugia dell'evoluzione dicono che insomma man mano le persone si sono adattate a questo. Allora i neri sono diventati neri perché c'è il calore, i bianchi sono diventati bianchi, le giraffe hanno allungato il collo perché dovevano mangiare più in alto. Insomma, l'uomo ha comunque però l'istinto dell'adattamento. Se fa freddo, evidentemente il nostro corpo reagisce per adattarsi, se fa caldo reagisce per adattarsi. Il nostro sudore non è altro che la liberazione di tossine, di quello che abbiamo, in qualche modo reagisce, cerca di difendersi e di adattarsi alle situazioni. Abbiamo l'istinto dell'adattamento, ma non vorrei adattarmi ad essere un paralitico. Non vorrei adattarmi ad essere una persona che spiritualmente non cresce. Non vorrei adattarmi ad avere una paralisi mentale che impedisce il mio progresso di uomo e di servo di Dio. Non vorrei adattarmi a una situazione che impedisce il mio ruolo di padre, di genitore. Qualunque sia la funzione che noi abbiamo, è una funzione in evoluzione nella quale siamo chiamati a crescere e non essere persone di prima. Perché se no rimarremo bambini nella fede, rimarremo paralizzati nelle nostre situazioni mentali e ci troveremo in difficoltà. Lo Spirito Santo non è uno spirito di adattamento, ma è uno spirito di rivoluzione, è uno spirito di cambiamento, è uno spirito di metamorfosi, uno spirito di trasformazione. Lo Spirito Santo non ci lascia in pace, ci dà la pace per fare la sua volontà. Ci dà la pace nei cambiamenti, quando tutto è difficile, perché non vogliamo cambiare? Perché il nuovo ci fa paura, perché siamo spaventati dall'ignoto, perché noi non conosciamo e allora diciamo, vabbè, paralitico so com'è. Essere una persona piena di entusiasmo, di vita, una persona esplosiva e dinamica, non lo so com'è. E quindi non so se io voglio accettare questo, ecco perché Gesù dirà vuoi essere guarito? Ci sono persone che dicono ma io sto bene nella mia situazione, no? Ci sono persone che non vogliono in nessun modo smuoversi e fare un passo in più di quello che essi fanno. Io non so che cosa la fede può significare se noi rimaniamo persone religiose. Non so Betesda, la casa della misericordia, che soddisfazione mi può dare se io rimango paralitico. Vabbè, però tu la vedi, osservi, vedi il miracolo. Sì, questo potrebbe essere Betesda, vedete, non ha 5 portici, ma qualche pilastro ce l'ha. E potremmo noi stessi dire, ma cosa avviene a Betesda se io rimango paralitico? Oh, negli anni ho sentito tante testimonianze. Quest'uomo poteva raccontare della potenza di Dio. Ho visto il cieco buttato nelle acque e uscito guarito. Lui poteva raccontare questo, poteva dire ad altre persone, sono 38 anni che vedo miracoli con i miei occhi, 38 anni che ascolto testimonianze di vite cambiate. E tu? Tu devi rispondere alla domanda personale. Ma cosa mi serve vedere vite cambiate? Gente che vengono qui e si battezzano, gente che vengono qui e testimoniano Dio è stato con me, se poi a me non succede niente. Ma non ti fa rabbia una cosa del genere? Non ti spinge a dire, ma per me non ci sta una grazia. Non ti spinge questo a dire, Signore, ma c'è qualcosa che io possa fare affinché questo avvenga anche nella vita mia. E allora Betesda è una sfida per la vita nostra, non una casa, ma un luogo dal quale tu ti devi alzare e devi fare la volontà di Dio. Gesù intervenne nella storia di quest'uomo e gli cambiò la vita, e gli cambiò anche il luogo. Non si è accomodato più in una religione, non si è accomodato più in una speranza che lo poteva riguardare, ma spesso non lo riguardava. Invece il Signore è diventato lo scopo della sua vita, gloria a Dio. Il motivo della paralisi, perché non cresciamo? Perché a un certo punto noi ci blocchiamo? E questa volta è il percorso anche di persone promettenti nella fede, promettenti nel servizio, promettenti nel ministerio, persone che arrivano a un certo punto, sembra che sono le persone giuste,
e poi improvvisamente si fermano. E passa un anno, e due, e tre, e quattro. Che cosa è successo alla vita tua? Perché ti sei fermato? Ah, il peccato fa diventare paralitici. Io non ho fatto nessun peccato grave. Maledetto chi fa l'opera di Dio. Fiaccamente. Chi può fare il bene e non lo fa? Ci sono tante forme di peccato che paralizzano la vita nostra, specialmente quando noi veniamo bloccati in quello che è lo spirito di edificazione, la capacità di edificare gli altri, di fare del bene agli altri. Lo scopo dell'unzione è quella di servire altre persone. E allora molte volte ci ammaliamo a causa di un egoismo, ci ammaliamo a causa dove noi diciamo adesso è il tempo di pensare a me stesso, quello è il tempo della paralisi. Perché al momento in cui tu cominci a pensare te stessi, a trascurare l'opera di Dio, a trascurare ciò che Dio ti ha chiamato a fare, allora iniziano i problemi e le paralisi, perché la Bibbia dice cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e poi le altre cose vi saranno sopraggiunte. Ogni volta che noi invertiamo la priorità, noi ci troveremo paralizzati. E allora quest'uomo poteva giustificare tante cose, e molte persone quando sono paralizzati, dicevo poco fa, cercano di attribuire le colpe a qualcuno. Quello fa le preferenze. Butta sempre a qualcuno nell'acqua al posto mio. Io che lo merito. Io che sono qui da tanti anni. Io che ho una sensibilità interiore. Io che conosco queste cose. Io. Gloria a Dio. E ogni volta che cominciano a venire questi pensieri, la paralisi diventa cronica. Perché non c'è nessuno che ci viene più ad aiutare. Perché quando poi cominciamo a diventare persone che sputano veleno, tutti quelli che sono attenti al veleno fanno un passo indietro. Tutti quelli che non vogliono essere contaminati fanno un passo indietro e rimaniamo soli. La paralisi procura la solitudine. Io non ho nessuno, disse quest'uomo. Cosa significa questo? Sono solo. Perché ti hanno abbandonato, paralitico? Perché in 38 anni non hai qualcuno che ti aiuta? Perché in 38 anni nessuno ha mai tentato di portarti alle acque? No, nessuno mi aiuta. Non ho nessuno, ma altri hanno chi li aiuta. Io non ho nessuno. Vedete la paralisi quanti problemi porta? Solitudine, incredulità, gelosie, invidie, cattive relazioni. Gloria a Dio. E tutto questo non risolve niente il tempo che passa. Speriamo l'anno prossimo, a settembre. Più avanti diremo a gennaio, verso questo periodo dell'anno diciamo a settembre. A settembre facciamo la dieta, a settembre mettiamo le cose a posto. A settembre, a settembre. A settembre ci vanno i ragazzi che vanno a scuola, vengono rimandati a settembre. Ma a settembre può cambiare la situazione, può essere un mese la nostra speranza? Non è il tempo la nostra speranza, è Gesù la speranza nostra. E allora stiamo arrivando un po' al cuore di questo messaggio, perché si guardava l'acqua e si sperava, si guardavano le persone, si cercava qualcuno che avesse sensibilità verso di noi, disponibilità verso la nostra vita, ma l'atteggiamento di quest'uomo aveva allontanato tutti dalla sua vita. Nessuno lo voleva aiutare, nessuno lo voleva salvare. Il suo atteggiamento, il suo stato d'animo, le parole che lui esprimeva, i pensieri che lui aveva, lo sguardo che dominava la sua vita, era una persona che veniva isolata e scartata. Essere nella casa della misericordia e sentirsi esclusi da tutti. Cercare il colpevole attorno a sé, cercare a chi attribuire la propria condizione. Ma Gesù disse, vai a non peccare più, la causa sei tu, il problema è dentro. A un certo punto vediamo che le cose cambiano e solo così le cose possono cambiare. Fratelli cari, non si muovono le acque, si muove un cuore. Ma di chi è questo cuore che si muove? È il cuore del Signore. Non sono acque agitate, ma la Bibbia dice che il Signore, vedendo le folle, ne ebbe il suo cuore, si agitò, si mosse.
Il cuore di Gesù che si muove questa mattina è la tua speranza. È l'azione del suo ministero che può mettere fine a 38 anni di paralisi. È l'azione sua che può cambiare la tua condizione. Il cuore del Signore si mosse. Non aspettare acque che si agitano, non mettere occhi su angeli o su uomini e persone. Il Signore stesso è colui che può farti del bene, perché vedete, Gesù vide. Che cosa bella, fra tanti paralitici Gesù vide questa persona, gloria a Dio. Quello che si sentiva ormai così sfiduciato, quello che si sentiva trascurato, quello che si sentiva non visto da nessuno, Gesù invece aveva il suo sguardo su di lui. Tu potresti dirmi: come faccio a capire che lo sguardo di Gesù è proprio su di me? Ma se tu senti qualcosa nel tuo cuore a questa parola, significa che lo Spirito di Dio ha scelto te questa mattina. Se senti un impulso nuovo, se senti qualcosa che ti sfida e che va a aggredire la tua cronicità, la tua incredulità storica. Ognuno, quando vengono, alcune persone quando vengono in chiesa si portano una cartella clinica. Tu la apri, incredulità storica. Non credeva nel 1984, non ha creduto nell'85, nemmeno nel 2000. Tu leggi la cartella e la chiudi. Ma gloria a Dio, il Signore apre la cartella e dice: questo è il tuo giorno. Questo è il momento nel quale tu puoi cambiare la tua storia, puoi cambiare la tua vita, gloria al Signore, perché il Signore è colui che ti vede. E metti su questa base che non ti meriti nulla. Non dire: ah, finalmente il Signore si è accorto che io ero trascurato qui. No, se fai questo non avrai miracoli, perché il miracolo è avvenuto non a caso alla porta delle pecore. Non è la porta del cavallo, alla porta della pecora, la porta di colui, di colei, che con umiltà dice: Signore, io non merito nulla, ma se tu ti avvicini a me, per la tua grazia, io posso rivivere, io posso avere delle opportunità che non ho avuto o che ho perso la speranza di avere nella vita mia. Alla porta della pecora, quando il credente assume quell'atteggiamento di essere una pecora del Signore, di essere una persona umile, una persona semplice che non cerca vendette, che non imputa la propria condizione agli altri, ma una persona che si umilia davanti a Dio e che dice: sì, o Dio, a causa del mio peccato sono stato 38 anni infermo, a causa del mio egoismo, a causa del mio materialismo, a causa, Signore, che ho smarrito l'aratro, ho smarrito, Signore, il ferro per tagliare un albero per l'opera tua, perché, Signore, ho seppellito il talento, perché, Signore, sono stato negligente. La persona che si umilia alla porta della pecora è la persona che sarà guarita alla vasca di Betesda. Non puoi avere la vasca di Betesda senza la porta delle pecore. E allora a quest'uomo a un certo punto il Signore lo guarda e si avvicina. Vedete, il Signore nota sempre ciò che altri possono non notare. Una volta andato in una sinagoga, mentre il rabbino si presentava davanti per dire: facciamo quattro chiacchiere di teologia, Gesù vide una donna che era curva, ed era curva da 18 anni, e Gesù rialzò quella donna. Quando Gesù passava per le vie di Gerico ed era acclamato, i suoi discepoli erano attorno a lui, lui che cosa fece? Vide un anetto che era sull'albero, che si chiamava Zaccheo. Disse: Zaccheo, ti ho visto, scendi. Gesù vede, Gesù conosce, egli nota la tua vita. E questa mattina, se tu vuoi uscire da una cronicità di malattia, di paralisi, se la tua mente si è fermata, se il tuo cuore si è bloccato con i sentimenti, se c'è il cinismo nella tua vita, il Signore vuole smuovere e vuole cambiare la tua condizione, perché egli ti vede, perché tu sei notato da Dio. La condizione del tuo cuore
non gli è sconosciuta. La Bibbia dice che Gesù ha gli occhi come fiamme di fuoco e il suo ministero è un ministero di misericordia. Accostiamoci dunque per mezzo di Gesù al trono della grazia per ottenere misericordia ed essere soccorsi nel momento opportuno. Altro che vasca di Betesda, Gesù è la misericordia. Gesù è il misericordioso, il suo ministero è un ministero di misericordia, gloria a Dio. E allora Gesù guardava il Padre e diceva: Padre, ma può stare questo ancora un altro anno in questa condizione? Poi guardava quest'uomo e gli diceva: vedi, perché non ti metti d'accordo col Padre? Il suo ministero di misericordia e di intercessione che continua, guarda il Padre a favore del paralitico e guarda il paralitico a favore del Padre. Per dire quest'uomo dovrà diventare figlio di Dio. Gloria al Signore. Dio ha dei proponimenti per la tua vita questa mattina e conosce perfettamente la vita tua. Quando Gesù si presenta dice: io conosco le tue opere, io conosco quello che tu hai nel cuore. Il fatto che Gesù conosce, e da un altro lato è meraviglioso, 38 anni di ingiustizia. Se tu prendi una persona e gli dici nel 1900, questo già se ne va, eh? Quando tu dici quando io, questo già se ne va, perché gli devi raccontare tutta la storia. Alcune a volte mi succede, spesso, cioè, siediti perché gli devo raccontare tutti i fatti e dico: Signore, aiutami, dagli il dono della sintesi, sia per telefono che per, nell'ufficio, no, ti devo spiegare tutta la storia, se no tu non capisci, eh? Com'è bello. A Gesù non gli devi spiegare nulla e non gli puoi neanche dire, come dice a me, tu non capisci, perché lui ti conosce perfettamente. E allora è meraviglioso essere visitato dal Signore anche questa mattina e potergli dire: Signore, non ho parole, gloria a Dio, non ho parole, ma tu, Signore, conosci ogni cosa. Il Signore conosce ciò che gli altri non sanno. Gesù conosce la causa della tua infermità, il giorno in cui ti sei bloccato, egli lo conosce e vuole rimuovere questo dalla tua vita, non attraverso la psicologia, ma attraverso il suo intervento questa mattina. Il Signore conosce che quella passione che avevi nel cuore oggi è diventato un lucignolo fumante, ma egli dice che egli non spegnerà il lucignolo fumante, ma egli soffierà sulla tua vita ancora questo giorno affinché tu possa rivivere ancora. Gloria a Dio. E allora il Signore si presentò a quest'uomo e gli disse: non dovrai più aspettare, oggi è il tuo giorno, oggi è il momento. Ma tu vuoi essere guarito? E questo giovane, quest'uomo che ormai ha 38 anni, che è solo malato, chissà quanti anni aveva, dice: a me questo è possibile per me? Gesù gli rispose, disse: sì, ma tu vuoi essere guarito? Perché il Signore voleva perdonare e liberare quell'uomo. Gloria a Dio. Alleluia. Che cosa si mosse quel giorno? Non erano le acque. Il cuore di Gesù era tutto agitato, non con l'ansia, era agitato dalle compassioni. E anche oggi sai qual è la molla che ti può guarire? La parola è importante, è significativa, ma quello che ti guarisce sono le compassioni che Cristo ha per la tua vita, una vita speciale. Vedete, questo paralitico, non vi disturbate, ma era un paralitico che puzzava. Già l'igiene al tempo non c'erano né docce, né saponi, né shampoo, né deodoranti, ma un paralitico che era lì, che non aveva nessuno che lo buttava nell'acqua, non aveva neanche nessuno che lo accompagnava a fare i bisogni. Non aveva neanche nessuno che lo lavava, non aveva nessuno che si prendesse cura di lui. Ma nonostante quello, Gesù si avvicinò alla sua vita. Il Signore si avvicina a te anche quando sei sgradevole, anche quando sei una persona da evitare. La compassione di Cristo, il cuore suo che si muove, non guardare le acque di Betesda, ma guarda il cuore di Gesù, le compassioni del cuore di Cristo che si muovono verso di te e che ti vuole dare questa mattina opportunità, a tu che pensi di non avere opportunità.
Vuole dare speranza a chi pensa di non avere speranza? Vuole dare un futuro a chi pensa di non avere più il futuro nella sua vita? Gloria al Signore. C'è un trono di grazia questa mattina che ancora è aperto per mezzo di Gesù e noi possiamo avere salvezza per il Signore. Gloria a Dio. Quale sarà l'incontro? È un incontro pieno di speranze, ma un incontro che si fonda, si impernia, si appoggia sulla domanda che Gesù fa a questo giovane, a quest'uomo: vuoi essere guarito? La risposta facile facile sarebbe da parte chi di noi potrebbe dire no, ma una risposta più attenta significa: ma tu veramente vuoi cambiare? Tu veramente vuoi sbloccare questa situazione che è dentro di te? Perché è una situazione di comodità. Tu hai detto: io sono così, più di questo non faccio, da qui non mi muovo, se mi volete paralitico ci sono. E allora possiamo tenerti alla vasca di Betesda. Ma è questa la volontà di Dio per la tua vita? Passare anni ad ascoltare, anni a vedere, anni a non sperimentare, o questo può essere il tuo giorno, il giorno in cui tu ti metti in piedi e il giorno in cui tu metti il tuo lettuccio come testimonianza e dire: per 38 anni ho sprecato la vita mia, ma oggi Dio ha cambiato la mia storia. Gloria al Signore. Tutto questo ti comporterà un cambiamento totale, un rinnovamento, la tua vita cambierà. Tu sei abituato, 38 anni fai sempre la stessa cosa, vai sempre nello stesso luogo, vedi sempre le stesse persone. Da domani devi fare altre cose, da domani devi vedere altra gente, da domani devi pensare in un altro modo, da domani devi agire in un altro modo. Tutta la tua storia viene frantumata, annullata, cambiata, sostituita dalla misericordia di Dio. E qui alcuni dicono: no, sentivo una battuta che facevano alcuni fratelli sui miracoli, e uno veniva miracolato, diceva: ah, domani andrò a lavorare. E l'altro che stava per ricevere un miracolo, questo voleva pregare per lui, per imporgli le mani, dice: no, non pregare per me, io sto a malattia. Se tu mi guarisci, domani mattina devo andare a lavorare. Questa battuta è molto seria, perché riguarda veramente la vita di tanti credenti, i quali dicono: lasciami stare, non mi rovinare la vita, servizi, ministeri, impegni, cambiamenti, evangelizzazione, visite, lasciatemi stare. Io ho la mia fede, la mia Bibbia, domenica mattina vengo qui, ascolto, vedo, osservo, che bella testimonianza ha fatto la sorella, me ne vado a casa, ce lo racconto a mia moglie, a mio marito, ai miei figli, e domenica, se fate i bravi, vengo un'altra volta. Cambiare la nostra storia invece significa assumersi responsabilità. Ecco perché Gesù disse: ma tu veramente vuoi essere guarito? Vuoi lasciare questo lettuccio? Vuoi lasciare la tua dipendenza dagli uomini? Vuoi lasciare la tua sete di autogiustizia? Vuoi cercare colpevoli attorno a te? Vuoi lasciare questo e prenderti le responsabilità? Il vero uomo, la vera donna non accusa nessuno. Il vero uomo, la vera donna si alza alla parola del Signore. Dice: Signore, eccomi, voglio fare la tua volontà. E allora Gesù lo incontrerà nel Tempio e gli dirà: che cosa è successo? Qua mi stanno tutti quanti contro. E Gesù gli dirà: vai e non peccare più, affinché peggio non ti avvenga. Questa mattina il Signore ci vuole dare una grande opportunità, assieme a una grande responsabilità, per dire: se io ti guarisco, dice il Signore, che cosa ne farai della guarigione? Oppure potrebbe dirci: la guarigione che ti ho dato, che cosa ne hai fatto? La salute che ti ho dato, che cosa ne hai fatto? La salvezza che ti ho donato, che cosa ne hai fatto? Il dono che ti ho dato, che cosa ne hai fatto? Signore, questa mattina muovi di nuovo a compassione il tuo cuore. Non guardiamo le acque, non guardiamo un angelo che le smuove, ma io voglio guardare il Signore che questa mattina muove il suo cuore a compassione verso di noi. Allora vogliamo dire: Signore, io voglio essere guarito. Alla vasca di Betesda, alla porta delle pecore. La casa della misericordia è la casa dove le persone si umiliano davanti al Signore. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, per favore. Alleluia. Vogliamo considerare la parola di Dio.
38 anni, 38 anni, cronicità, assuefazione, abitudine, adattamento, conformismo. Da quanto tempo tu ascolti? Da quanto tempo ti illudi? E da quanto tempo sei vittima della delusione? Quanto tempo hai una speranza che sia questo il giorno mio, che quando si muovono le acque io riesco a trascinarmi fin là? E non è avvenuto, non è avvenuto mai, non è avvenuto mai. Quante volte avresti avuto vittoria su ciò che ti paralizza, ma non ci sei riuscito? Da quanto tempo la tua mente vorrebbe essere una mente che si evolve, che diventa matura, ma improvvisamente fai le cose di prima e ti trovi umiliato, offeso? Quante volte vorresti una trasformazione nel tuo carattere, passare dall'irritabilità, dalla immaturità, dall'emotività ad essere un uomo, una donna che ha sicurezza nella propria vita, che ha una direzione, un'identità? Ma quante volte invece ti sei immobilizzato, ti sei illuso che le cose stavano cambiando, invece sei tornato agli stessi alti e bassi, la stessa situazione di immaturità, di infelicità spirituale. Gloria a Dio. A quanta gente hai ascoltato che hanno raccontato dei grandi miracoli che Dio ha fatto per loro? Che cosa ne farai tu della tua vita? Continuerai a rimanere seduto ad ascoltare ciò che avviene nella vita di altri? O puoi dire stamattina: Signore, io voglio essere guarito. Signore, io voglio uscire da questo immobilismo ministeriale, spirituale, di crescita, di adorazione, di rivelazione. Io voglio essere di più per poter fare poi di più, Signore. Gloria al tuo nome. Vogliamo pregare in questo momento. Pregheremo per il piccolo Brian che si deve operare, ma vogliamo aprire questa possibilità. Non è l'acqua che si muove qui davanti, ma è le compassioni di Cristo verso la tua vita. Il cuore del Signore sobbalza d'amore per te, sobbalza dalla voglia e dal desiderio di cambiare la tua storia, se solo tu volessi. Molti uomini si sono avvicinati al Signore e gli hanno detto, qualcuno gli ha detto addirittura: Signore, se tu vuoi, tu mi puoi guarire. Ma questa volta Gesù ribalta la domanda. Dice: io voglio, tu vuoi? Tu vuoi essere guarito? Alleluia. Mentre ci prepariamo ad adorare il Signore, vogliamo pregare per il piccolo Brian e per tutti quelli che questa mattina sentono nel cuore una fede rinnovata, sentono una sfida dalla parola di Dio e che si sentono persone che sono state direttamente toccate e viste dallo sguardo di Gesù. Persone che oggi vogliono dire: Signore, io voglio rispondere al tuo invito, voglio che la mia storia sia cambiata e voglio capire perfettamente quello che significa, perché Gesù ha detto: se tu vuoi costruire una torre, siediti, calcola il costo. Se vuoi andare contro un esercito, fermati, calcola, contati le persone. Fatti i conti. Se tu vuoi essere guarito, fatti i conti. Per non ritornare di nuovo all'emotività, all'immoralità, che cosa ti ha paralizzato? Peccato, egoismo, nascosto e manifestato attraverso molti modi, ma oggi il sangue di Gesù ti purifica da ogni peccato ed egli rimuove le cause della tua infermità. Quest'uomo fu perfettamente guarito, alleluia, meravigliosamente guarito, istantaneamente guarito, quello che il Signore può fare con la tua vita questa mattina. Amen. Tutti quelli che sentono nel cuore di rispondere alla chiamata del Signore possono andare avanti nel nome di Gesù. Gloria al Signore mentre cantiamo a Dio. Alleluia, gloria a Gesù. Alleluia, le compassioni tue, Signore, le compassioni tue. Alleluia, il tuo cuore che si muove. Gloria a Gesù.